Vi prego, venite qui. Voi potreste porvi fine. Tu hai il suo volto, ma combatti queste macchine. Forse tu porrai fine a tutto questo. Questo... ho dimenticato come si legge, ma questo fu l'inizio. Quello che ci promise e quello che ci fecero. Abbiamo bisogno del cielo. Riportaci in cielo. Jacob, che cosa dice? È un diario di bordo. Alcuni membri dell'equipaggio pensavano che le riparazioni della sonda ci stessero impiegando troppo tempo. Temevano di esaurire le scorte e di impazzire per il decadimento. Mio padre restrinse ai soli ufficiali il consumo del cibo di bordo in modo che non venissero infettati. Tutti gli altri dovettero mangiare cibo tossico, sperando in una cura futura. Il resto è un elenco delle vittime. Alcuni si sono ribellati alla decisione, così mio padre e gli ufficiali hanno usato i mech contro di loro. Non era adatto al comando, e questo gli si è ritorto contro. Non riusciva a tenere in riga l'equipaggio senza ricorrere alla violenza. Non si è fermato lì. Altri incidenti e castighi severi. È come fossero capi di bestiame. O giocattoli. Nel giro di un anno tutti i maschi dell'equipaggio furono esiliati o morirono. Separarono le donne. Le assegnarono agli ufficiali come animali da compagnia. Dopo che la sonda fu riparata, tra le vittime iniziarono a comparire anche gli ufficiali. Dopo, mio padre ha assunto il controllo e non ha fermato tutto questo. Spiega se gli effetti del cibo tossico possono essere curati o meno? No, ma sembrerebbe la scelta giusta. Se si fossero ammalati tutti, chi avrebbe riparato la sonda? Non avrebbero potuto andarsene, ma l'hanno aggiustata e il segnale non è stato inviato fino ad ora. Comincio a capire perché. Spiega perché ha separato gli uomini dalle donne? Oppure è davvero come sembra? No, si perde in deliri incomprensibili. Forse gli uomini sono diventati violenti da subito, ma a giudicare dalle condizioni di questo posto direi che i cacciatori sono cosa recente. Quello che ha permesso succedesse qui, Shepard. Non vedo alcuna giustificazione. Non abbiamo visto nessun ufficiale che li abbia uccisi. Dopo lo schianto ne erano rimasti 5. Staff medico, tecnico e del ponte. Riparare la sonda e tenere al sicuro le persone non avrebbe dovuto essere un problema. Tutti uccisi nel giro di una settimana. Circa un mese dopo aver riparato la sonda. Vedi una spiegazione in tutto questo? È tuo padre. Lo è davvero? Nulla di tutto questo corrisponde. Forse la decisione iniziale, ma il resto? Questo è un chiaro abuso di potere. Devo trovare quest'uomo. Sicuro. Qui parla il capitano Ronald Taylor. Grazie al cielo siete qui. Il mio equipaggio è impazzito. Sono riuscito a liberarmi a fatica. È davvero lui, dannazione. Si è liberato, sta cercando di salvarsi le chiappe. Il vecchio cadavere è stato messo in posa, come un avvertimento. Quelli più recenti sono stati lasciati dove sono caduti. I cacciatori hanno contrattaccato. Fallimento del sistema. È un po' tardi. Ricevuto. Come vuoi?
sistemi ausiliari. Dovevo tenerli occupati, distratti. Ma la cosa inizia a farsi pericolosa. Grazie al cielo siete qui. Si è divertito e ora vuole andarsene. Figlio di puttana. Ci penso io. Vieni un po' qui. Il Mac leggero. Soppressione bersaglio. Bene. Sicuro. Nemici eliminati. Siete qui. Lo sapevo che una vera squadra sarebbe riuscita a passare. Mi dispiace se i mech vi hanno dato problemi. Quando torneremo nello spazio dell'Alleanza, ti comprerò qualcosa di carino. Mi aspettano un bel po' di stipendi arretrati. Che mi dici del tuo equipaggio, capitano sostituto? Tutto perduto. Hanno perso il controllo per colpa del cibo tossico. Mi hanno dato questo posto in una specie di rituale. Aspettare di trasmettere il segnale è stato un inferno. È il meglio che sai fare? Permetti a tutti i tuoi uomini di rispondere in questo modo? Chi sei tu esattamente? Comandante Shepard della Normandy. Immagino che tu sia imparentato con il signor Taylor. Taylor? Jacob? No. No, Jacob. Perché non me? 10 anni di tutto questo parrebbero migliori a qualcun altro? Devi capire. Questo non sono io. La posizione di comando ti cambia. Io non ero pronto a quel compito. Mi sono assicurato che tu venissi istruito a dovere prima che io partissi. Speravo che non mi avresti trovato. Voglio essere ragionevole, capitano. Ma 10 anni? Cosa è successo? Dannazione! Perché hai fatto questo al tuo equipaggio? Hanno opposto resistenza al piano. Si sono ammutinati. Abbiamo dovuto usare il pugno di ferro per mantenere l'ordine. E le cose si sono sistemate. Quando è subentrata la decomposizione, abbiamo fatto in modo che l'equipaggio fosse a proprio agio. Alcuni sembravano persino più felici. L'ignoranza è una benedizione, no? E loro erano felici di lasciarsi guidare come da un istinto. Esercitare l'autorità totale era semplice, all'inizio almeno. Col passare dei mesi, gli effetti ridussero le inibizioni. Iniziarono a regredire. Non comprendevano più il grado né il protocollo. Abbiamo dovuto stabilire il nostro dominio. Dopo un po' la dominazione ci apparve normale. Tutto qui. Hai creato una corte dove tu eri il re. 10 anni persi a giocare in una fantasia da bambini. Non so dire il momento preciso in cui tutto andò a rotoli, ma quando la sonda fu pronta, non mi sembrò una buona idea rivelare tutto quello che era successo. Cos'è successo agli altri ufficiali? Anders ha recuperato la coscienza un po' troppo tardi per tirarsi indietro. Ha avuto un incidente. L'aria si era fatta tesa.
E in fin dei conti, ero io quello che aveva i Mac. Ho calcato un po' la mano nel fare di alcuni degli esempi. Ma una volta che le acque si furono calmate, mi sono comportato bene con la mia gente. Sembrava mi fossi guadagnato un po' di pace. Vi siete contesi quelle persone come fossero giocattoli, oggetti. Le scorte della nave non sarebbero durate in eterno. Sapevi che un giorno o l'altro questo sarebbe finito. Mangiando da soli i tempi possono dilatarsi parecchio. Inoltre ci sono pensionamenti ben peggiori che spogliarmi e unirmi ai bavosi. Questo è stato prima dei cacciatori, naturalmente. Stupido o no, me ne accorgerei se mi mettessero le mani addosso, urra. Vogliono sangue. Il mio preferirei tenermelo stretto. Ruota tutto intorno a te. Ogni cosa. Cosa ha spinto gli uomini a cambiare e a minacciarti? Questo pianeta è sottoposto a bizzarri cicli. Ho visto delle piante che non avevo mai visto prima. Un clima molto strano. Forse alcuni si sono adattati particolarmente bene. Quindi se li tratti come animali, incredibilmente diventano tali? Non sentivi la responsabilità di andartene da qui per il bene della tua famiglia? Gli ho dato un buon esempio. Era un bravo ragazzo. E sarebbe stato meglio se non mi avesse seguito. L'abbiamo capito molto prima che iniziassi ad accettare i lavori nello spazio profondo. E dopo che le cose qui si misero male, sparire dalla mappa galattica mi sembrò la cosa più sensata. Almeno finché non hai avuto bisogno di qualcuno che ti salvasse il culo. Possiamo aiutare queste persone. Cerberus può fare arrivare qui delle navi in pochi giorni e portare tutti in salvo. Lui non vale nemmeno il carburante per tirarlo fuori nell'aria che respira. Ed è fortunato che non lo ritenga nemmeno degno di una pallottola. Non so chi sei, perché tu non sei il padre che ricordo. Lo porteremo dinanzi a un tribunale dell'Alleanza. Per ogni anno che ha trascorso qui, ne avrà 10 per riflettere. Anche se avesse tutto il tempo della galassia, l'uomo che ha fatto questo non distingue il bene dal male. Mi dispiace, Jacob. Ho fatto del mio meglio. Ho smesso di crederci da 10 anni.